Bentornato. Oggi ho portato per voi dei filmati davvero spaventosi. Prima di cominciare, come al solito, voglio ricordarti di iscriverti al canale e recuperare i video precedenti, se non li hai ancora visti. Adesso però, basta parlare. Cominciamo subito. Il primo filmato mostra alcune ragazze mentre si divertono su uno scivolo d'acqua. Ad un certo punto, l'amica che sta filmando il video nota qualcosa di strano. Mentre la ragazza è sullo scivolo, due strane gambe sembrano venir fuori dal nulla. La ragazza si accorge che c'è qualcosa che non va, ma girandosi non nota nulla di strano. Secondo voi, ragazzi, potrebbe essere un'anomalia della telecamera o un fenomeno paranormale? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Il prossimo filmato mostra un esploratore urbano mentre entra in un bosco per riprendere alcuni animali selvatici del luogo. Ma ciò che riprende non è un semplice animale, ma qualcosa di più spaventoso. Entrato nel bosco, l'esploratore urbano riprende questo strano essere dalle sembianze umane. Dall'aspetto sembra una ragazza, ma molto strana. Anche perché a quell'ora di notte, in un bosco, cosa ci farebbe una ragazza? La stessa viene richiamata più volte dall'uomo che, nonostante ciò, continua a fissare l'uomo in modo strano, compiendo degli strani movimenti con la testa. Ho visto alcuni documentari che parlavano di queste strane figure nei boschi e il più delle volte sono anime di bambini assassinati e seppelliti in quei posti che, non sapendo dove andare, continuano a vagare in quel posto. Il filmato seguente mostra una strana sagoma nera muoversi indisturbata nella folta vegetazione. Questa creatura sembra non avere una forma ben definita, anche se da alcune inquadrature sembra avere una forma umana. Appena ho visto il filmato, ho pensato che potesse essere un Bigfoot, ma poi rivedendo il video ho dovuto cambiare la mia opinione. Voi cosa pensate che sia? Questi operai stanno svolgendo dei lavori di manutenzione e vengono ripresi col telefonino da un loro amico. Durante il video l'uomo si accorge che c'è qualcun altro che li sta osservando. Durante la registrazione, l'uomo cattura questa strana testa che sembra sbucar fuori da questo buco vicino al muro. Dalle immagini il buco sembra abbastanza stretto, quindi è difficile per un essere umano poterci infilare la propria testa. Quindi si può dire che quello non è un essere umano. Probabilmente potrebbe essere lo spirito del vecchio proprietario, infastidito dalla ristrutturazione che stavano portando gli operai. Il prossimo video mostra alcuni ragazzi mentre provano la loro canzone nel loro studio privato. Durante le prove, il cameraman li riprende mentre suonano e sembra che qualcosa o qualcuno li stia osservando. Durante le prove sembra si materializzi uno strano spirito che sembra non accorgersi di essere ripresa dal cameraman. Osservando bene le immagini da vicino, lo spirito ha i capelli lunghi, una carnagione chiara e i suoi occhi sembrano neri. Secondo voi che tipo di entità potrebbe essere?
Poter fare l'esperienza del campeggio è una cosa davvero rilassante. Ma ciò che stanno per vivere questi ragazzi non è per niente rilassante. Yo, what is that? Yo, yo, what's... Run! Run! Guys, wait! Run! Oh. Durante un campeggio, alcuni ragazzi stavano per andare a dormire, ma notano qualcosa di strano entrare nella loro tenda. A quel punto i ragazzi si danno alla fuga. Uno dei ragazzi riprende il tutto col telefonino e ad un certo punto si gira e riprende dentro la tenda questa strana creatura. L'essere sembra avere sia le gambe che le braccia molto lunghe e non sembra essere un essere umano né un animale di quel posto. Un uomo dichiara di essere perseguitato da uno spirito maligno. Secondo l'uomo, lo spirito agirebbe quando lui rimane solo in casa. Oh man, I'm absolutely fucking shitting myself. No. That can't be. Fuck off. Holy fucking shit. Nah, fuck this, I'm... Oh no. Nah, fuck this, I'm out of here. Goodbye. Nel prossimo filmato, un padre e la propria figlia osservano questa bambola su questo scaffale. Secondo la bambina, la bambola sarebbe alquanto strana perché di tanto in tanto prenderebbe posizioni diverse dal solito. Il padre, un po' preoccupato, decide con la figlia di riprendere il pupazzo e vedere se ha una qualche reazione. E questo è ciò che è stato ripreso. But I think it's just your imagination. Look, it's moving! Whoa, go, go, go! Ah! Mentre i due parlavano proprio di quella bambola, la stessa sembra ascoltare i loro discorsi e, ad un certo punto, il pupazzo gira la testa. Questo tipo di pupazzo non ha nessun meccanismo interno che gli consenta di muovere la testa. Potrebbe sembrare roba di poco, ma immaginate di stare a casa vostra e ad un certo punto notate che la bambola di vostra sorella incomincia a muovere la testa, nonostante voi sappiate che quel pupazzo non può muoversi perché non ha nessun meccanismo, però lo vedete girare la testa con i vostri occhi. Quale sarebbe la vostra reazione? L'ultimo filmato mostra questa ragazza mentre si fa alcuni selfie. Ad un certo punto sente dei rumori provenire dalla soffitta. La ragazza, un po' spaventata, decide di andare sopra a controllare e ciò che vede la terrorizza a morte. La ragazza, arrivata sul soffitto, accende la telecamera del telefonino. I rumori non vengono più uditi, ma girandosi intorno, nota una strana creatura che le viene incontro in modo molto aggressivo. La ragazza, logicamente, si spaventa e fugge via terrorizzata. Sono sicuro che chiunque, di fronte a una situazione del genere, sarebbe fuggito.
Siamo arrivati al termine, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi filmati e noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!